Benvenuti in un nuovo video! Oggi ritorniamo con un video unboxing! Un unboxing piccolo. Capirete che anche ciò che c'è dentro è piccolo. Arrivato da Boutique Tamagotchi, è uno store su eBay francese, dove comunque vende tantissimi Tamagotchi che provengono dal Giappone a un ottimo prezzo. Quindi dateci un'occhiata, vi lascio magari il link giù in descrizione. Chissà che Tamagotchi sarà? Quindi non indugiamo oltre e andiamo subito a scoprire di cosa si tratta. Allora, eccoci qua, veramente è piccolissimo. Andiamo ad aprire subito perché ci ha messo veramente tipo 2 settimane ad arrivarmi. Quindi non ci speravo più e avevo l'ansia. Vediamo un po'. Eccolo! Niente, nella busta non mi hanno messo niente, vabbè. Ah no! Non è vero, era nella fattura. Una bellissima carta! Wii, olografica, che carino! Le solite carte, ormai ci sto facendo la collezione. Queste le 2 ultime arrivate, vabbè. Sono sempre adorabili queste carte. Comunque, ma il protagonista è lui. Vediamo in che condizioni è. Sono proprio curiosa. Allora, è un Tamagotchi piccolo. Quasi nano, quasi. Vintage. Oh. Eccolo! Allora, è il Tamagotchi Umino. È molto sporco. C'è un tasto tipo mozzato. È sporco, adesso lo pulisco. 1, 2, 3. Oh, adesso è rinato. Mamma mia, non potevo toccarlo, mi faceva schifo. Allora, non è nelle condizioni proprio perfette, ma lo sapevo. Più che altro speriamo funzioni, quindi andiamolo ad accendere. Sì, funziona, meno male. Eccolo, il pesciolino. Che carino. Allora, il Tamagotchi Umino. Ah, bisogna settarlo. È molto particolare perché è il Tamagotchi dedicato all'oceano. E appunto il protagonista è un pesciolino. In realtà è appunto questa roba qui. E appunto quindi può diventare pesciolino, sirena, ma praticamente mi è stato detto che è veramente impossibile, quasi impossibile da usare, perché appunto è molto particolare, ha bisogno di moltissima cura. Nessuno mai quasi è arrivato alla fase adulta senza che il Tamagotchi morisse. Quindi io mi sa che poi lo spegnerò. Comunque questa shell clear è bellissima. Tra l'altro è la mia prima shell clear, devo dire, sì. Comunque veramente l'ho pagato un prezzo irrisorio per i prezzi molto alti che ha. Poi penso ci passerò un po' di Polywatch. Insomma, vabbè, lo sapete come io risistemo la roba. E quindi sono veramente molto molto contenta di averlo preso. E sicuramente lo accenderò in un periodo in cui magari starò a casa, perché appunto ha bisogno di queste cure un po' particolari e soprattutto da starci molto dietro, perché se no so già che tipo mi morirà a breve. Eccolo, finalmente dopo 2 anni si è schiuso. Carino, non so se è una medusina. Sembra una medusina in realtà per come si muove. Allora, esploriamolo un po'. Prima icona, bilancia, non so che cosa, giorni forse. Boh. Disciplina sarà. Poi, questa è l'icona del cibo. Carino, mangia un calamaretto. Ma cos'è? Mangia un gelato sott'acqua, cos'è? Un gelato? Ma che problemi hai? Vabbè. Poi c'è quest'icona dei tesori. Cos'è? Tipo un minigioco? Che cosa devo fare? Sto andando totalmente a caso? Che cos'è? Ah, vabbè, allora avevo sempre avuto fortuna. Bene, benissimo. Wow, che fortuna. È un minigioco. Ma basta, non lo voglio fare più. Allora, poi c'è, vabbè, la pulizia.
Che carino però che è. Non pensavo fosse così carino. Questo per applauderlo. Tipo, vabbè, probabilmente per educarlo. Medicina quando sta male. Questo spegnere la luce, mi sa. Ma tanto ora non serve. E quello quando ha bisogno di qualcosa. Molto carino. Cioè, super easy, super basic. Vabbè, basta con questo gioco. Non fa niente quando questo c'è l'orario. Allora, sicuramente arriverà una guida su questo modello. Mi sembra molto molto carino. Sono contenta di averlo trovato a un ottimo prezzo, anche perché di più di quello che ho pagato penso non l'avrei mai preso. L'attesa quindi dai, ne è valsa la pena. Adesso lo spengo sicuro perché appunto. Non ho tempo per starci dietro, infatti se sentite in sottofondo c'è qualcun altro che mi chiama, ho praticamente 5 tamagotchi accesi, non so come faccia, vabbè, quindi ci vediamo nell'altra postazione e tiriamo le somme. Bene, sono contenta del piccolo omino. Guardate che carino. Poi questa shell mi piace molto. Sicuramente, appunto, fatemelo studiare. Ci metterò un po' perché, appunto, questo periodo. Cioè, guardate quanti Tamagotchi sto usando. Devo trovare un po' di tempo, tra virgolette, libero, in modo tale che posso usarlo senza affannarmi troppo perché appunto è veramente un modello molto molto difficile da usare. Quindi datemi un po' di tempo e arriverà la guida e tutte le mie impressioni su questo piccolo modello. Quindi bene, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo di Tamagotchi Italia su Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotchi Italia. Noi quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao amici!